gioco e dare un quadro generale della situazione, primero del punto di vista dell'Europa. Bueno, il contesto di questi FTA, Free Trade Agreement, acuerdos regionali di commercio, è il quadro globale della OMC. Si sa che la negoziazione multilaterale del Doha Round, che iniziarono nel 2001, tuttavia non si concluirono, hai una discussione se praticamente all'ultima sessione del Nairobi de facto si concluirono, ma in tutto caso con accordos non di grande importanza, credo. Si basa nel sito dell'OMC, il direttore generale dice che fu un grande successo, Nairobi e ante Bali, ma questi accordos di trade facilitation, l'ultimo parlano paesi más pobres. Non mi pare di grande rilevanza per il commercio mondiale. Así se desarrolló, come tutti sappiamo, questi mega FTA, il del Pacífico, i due transatlantici, fu concluito il CETA in Canada e l'Unione Europea, todavía non si firmò ufficialmente, e hay queste negoziazioni con los Estados Unidos, el TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, que me parece ocupa mucha atención de la Comisión Europea y también de los países. Estaba acá ayer en Buenos Aires y me vino para una mail, para la vía complicada, que me preguntaron de ir al Senado de la República Italiana el 19 de abril para una consultación con expertos antes de la Comisión para los Asuntos Europeos exactamente su TTIP. Europa se lanzó también, concluí al nivel técnico un acuerdo con Vietnam algunas semanas pasadas. Y negocia, parece que se concluyeron los negociados con Singapur. Así hay una variedad de acuerdos con países de nivel de diferente desarrollo económico, áreas, especialidades. Singapur es un centro financiero, Vietnam es un país en desarrollo, todavía un non-market economy, y Canadá, Estados Unidos, son claro, son áreas muy, muy industrializzato. Che passa ora? In questo mi pare che l'interesse per l'America Latina della Unione Europea non fu nella prima posizione, chiaramente. Hay un accordo con i paesi del Centro America, ma è un accordo non di ultima generazione, come si chiama. E acá, y naturalmente la importancia de esta pequeña economía es muy diferente de la con los países del Mercosur. Yo me informé un poco. El mercado europeo es el primer país, mercado de exportación para los países del Mercosur. 20% más o menos de las exportaciones de los países del Mercosur se dirigen al mercado europeo. Los mercados del Mercosur es el sexto mercado de exportación para los países de la Unión Europea. Y el balance no hay un gran desequilibrio. Bueno, yo a este punto me gustaría hablar un poco de los aspectos institucionales de la Unión Europea, cómo la Unión Europea se organiza para estas negociación. Había un cambio de estructura jurídica con el Tratado de Lisbona del 2009, que amplió la competencia de la Unión Europea en asuntos de negociación de comercio internacional. Y en varios puntos de vista.
Il primo è che si espandió la competenza del commercio al commercio internazionale, la politica commerciale comune dell'Unione Europea, si chiama tecnicamente. Uno fue enquadrada en una más amplia acción externa de la comunidad. Hasta el 2009 la figura típica era que la Unión Europea tenía como un templo greco tres columnas. Una era la tradicional Comunidad Económica Europea, donde hay competencia exclusiva de la comunidad que bajo el marco de la Comisión. E dentro eso la più importante può essere il mercato interno e la relazione economica esterior. Un secondo era la politica externa della Unione e la terza è la politica di diritti interni, di sicurezza e di polizia. Questo furono, non totalmente, ma furono fusionati. E sì, così che la politica commerciale exterior è una parte della politica exterior generale della comunità. Hai la signora Mogherini come la vicepresidente della commissione, la delegata agli assunti exteriori, e hai una direzione del commercio exterior di G-Trade della commissione. Así, la politica commerciale si inquadra un poco más, parece, nella politica generale di orientamento della Unione. Secondo, la politica commerciale si espandió claramente a los servicios y a las inversiones. Los servicios già stavano in parte negli ultimi anni. Las inversiones, non totalmente, las inversiones directas, si dice nel texto all'esterno. Así, los nuevos acuerdos incluyen no solamente una parte política de cooperación general, que me parece, desde el punto de vista académico, es un poco vaga, también los servicios, que son muy importantes ahora en el comercio internacional, y la protección de las inversiones externas. Otro punto es que con el cambio de Lisbona, il Parlamento europeo obtuvo competenza diretta. Tutti questi accordi che antes il Parlamento europeo aveva solamente la competenza di dare un'opinione non vinculante, ora devono essere approvati dal Parlamento. E questo cambiò moltissimo. È un po' parecido, apparentemente, come negli Stati Uniti, dove gli accordi di commercio hay que ser aprobado del Congreso, que el Congreso americano, el Senado, seguido es proteccionista per los varios intereses. En el Parlamento Europeo ora un po', me parece otro, perché hay muchos partidos socialdemocráticos, verde, izquierda, que son anti-business, diciamo. E che pone la questione non solo del diritto umano, ma la protezione del medio ambiente, los prodotti geneticamente modificati, diffidano, non so, tienen miedo di demasiada cooperazione con gli Stati Uniti. Questo sta rendendo abbastanza difficile la negoziazione con gli Stati Uniti. También, una parte del gruppo democratico, naturalmente. Non tutti sono populisti, non tutti sono coscienti. Che è molto più trasparenza. La Commissione fu forzata, praticamente, obbligata a disclose il mandato che il Consiglio dello Stato dia alla Commissione per negoziare con gli Stati Uniti. Ante questo, comunque, se fu negoziato, sono molto mai segreto. Así que puede ser que un negociado con Mercosur no va a tener la misma importancia política en la opinión pública europea, pero claro que el modo de negociación es diferente. Acá se pone el problema, ¿cómo es el asunto?
l'articolo del trattato dice che il Consiglio dà mandato alla Commissione di negoziare, pone le linee negoziali, la Commissione negozia, después presenta il risultato al Consiglio e al Parlamento europeo. Lo dos deve approvare e dar mandato alla Commissione per la firma che mi pare sia essere presidente del Consiglio, che è sul membro di turno del governo a turno se mi sta. Altro problema che hai è che ante di Lisbona, quando la competenza della comunità e dell'Unione era nel commercio internazionale más limitato, molti di questi accordi de facto coprivano materie che eccedevano la competenza dell'Unione Europea. Así si firmavano e si concluivano come accordi mixti, che sono gli accordi mixti, non solamente l'Unione Europea, ma anche tutti gli Stati membri firmavano e ratificavano. Questo naturalmente rende la questione più difficile. Già nella negoziazione se il mandato tiene conto dei interessi dei vari paesi, ma se i vari paesi anche partecipano, non partecipano di fatto, ma approvare e ratificare lo Parlamento nazionale, questo necessita più tempo. Hai l'applicazione provvisoria del trattato che sempre si ha, ma non è esattamente la stessa cosa. Ora, con Lisbona, l'ampliamento della competenza, l'idea era che esso si accordo si potesse essere solamente l'Unione Europea. Questa è la posizione generale della Commissione. Ma allora, vari Stati non stanno d'accordo. Así che, per la negoziazione con Singapore, la Commissione misma pide una opinione vincolante alla Corte di Giustizia un anno atrás. La Corte todavía non glielo fino se è un accordo, è o no un accordo mixto. E l'accordo col Canada, che sono 1500 pagine, ma io come questo è un accordo complicato che sta nel sito, fu concluito, o va a essere concluito come un accordo mixto, perché hai sempre materie, la inversione non. Il confine tra le inversioni dirette e la altro tipo di inversione non è molto chiaro. Abbiamo la libertà di movimento del capitale, può essere parte di cooperazione politico-economica, industriale che eccede la competenza dell'Unione Europea. E finalmente può essere la questione del Brexit. Se va bene in 2 mesi, se è sto accordo, se va a negoziare, incluendo la United Kingdom o no, e adesso francamente è una questione lastima molto aperta. Bueno, questo è il quadro generale nel quale si muove la competenza dell'Unione Europea. Mi pare attualmente che hai desiderio abbastanza grande di rilanciare questa negoziazione. Mi pare anche che questa negoziazione, di quel che ho letto, puoi trovare nel sito della Commissione, hai un papel reciente che parla un po' dello status commerciale, come dice la strategia. Primero, claro, il Mercosur sono paesi importanti, non è come un solo paese, come il Vietnam, la Singapore, un'economia piccola e hai differenti interessi in Europa. Non tutti i paesi sono liberali con il commercio internazionale per tutto lo prodotto. L'Europa tiene una certa protezione dei produttori agricoli domestici. Cioè, e dall'altro lato ha l'interesse del paese che fosse solo esportato il prodotto agricolo in Europa. Ha il vincolo del WTO, perché dell'OMC, tutti gli stessi accordi ora si chiamano OMC Plus. La materia tradizionale dell'OMC non sta molto coperta. Bueno,
bastare una riduzione progressiva dello arancele sanguinario che dovrebbe in generale disapparire per essere conforme all'articolo 24 del GAP. No, normalmente non hai nada di nuovo in dumping, subsidies, e l'accordo col Canada riafferma che si applicano i prodotti, le regole dell'OMC. Hai, vamos saber, in altre materie, che sono materie più delicate, nel quale hai difficoltà nell'accordo con gli Stati Uniti. Mi pare che è una difficoltà che l'economia dei paesi del Mercosur sono varie, importanti, diversificate, e che il Mercosur non è un'unione aduanera unica. Io leggo che alcune volte l'Argentina, il Brasile, di negoziare varie cose indipendentemente, non so come l'Unione Europea che è come un unico paese con la commissione che negozia va a accomodare differenti interessi degli integranti del Mercosur, e mi pare che non hai la libera circolazione dello prodotto, sì, altro che d'Europa si esporta a Brasile, può essere che si arregla in Brasile, può essere che viene un vincolo per essere esportato all'Uruguay o all'Argentina. Non è chiaro se Venezuela tuttavia è realmente un integrante del Mercosur, no, non è la Bolivia, tampoco mi pare. Sì che mi pare che vanno a stare alcune difficoltà formali per la naturalezza misma del Mercosur, che non va a facilitare questa negoziazione. Che sono quelli che se lei dello settore? Beh, hai la negoziazione tradizionale nel commercio dello prodotto, arancele, decisioni quantitativa di questo tipo. In Europa mi pare che hai la mentela che il livello di protezione tariffaria dei paesi del Mercosur sono molto alto, molto più alto che il prodotto industriale, molto più alto che la media dello paesi, vale dire, più dinamici dell'Asia sudorientale, Cina, Indonesia, Vietnam, che sono questa fabbrica, spara il mondo, dove i prodotti passano da un paese all'altro, si arreglano, si completano e si esportano. Mi pare che l'America Latina, per sé misma, si dejò al lato di questo grande desarrollo dell'ultimo 20 anni, della quale la Cina è tipica. La Cina compra in America Latina prodotti agricoli, ma col commercio con la Cina, con gli Stati Uniti e l'Unione Europea, supplare, si dice, provvede prodotti industriali che sono filiali della stessa impresa europea o americana, con tecnologia che è americana europea, ma ora mass prodotti hechos in Cina, che ora tiene grandi imprese internazionali, si compra anche imprese in Europa. Sì, penso che un accordo di questo tipo dovrebbe lograre di poner otra vez le economie come Brasile e Argentina, non solamente per il desarrollo locale, ma per la, come usted dice, per la exportazione nei mercati mondiali, se más cooperazione industriale e questo tipo di desarrollo. Hay los servicios che sono importanti, io non so, ma ora con i servizi professionali, bancari, finanziari, informatico, elettronico sono molto importanti come settore economico e free trade. Acá in Europa abbiamo un problema, alcuni vedono, hai la trasferenza dei dati, che è molto importante per le imprese, tra Stati Uniti e Europa. Acá hai il problema della privacy dello
status che in Europa è massa tutelata, che negli Stati Uniti, e la Corte di Giustizia delle Sienti sentenziò che l'accordo è contrario al principio della protezione della privacy individuale e che l'accordo è l'accordo da nulla. Questo forse in tutta questa compagnia che tiene lo status e dunque che stanno massa negli Stati Uniti che in Europa, un grande problema. Fu negoziato un accordo provvisorio, è stata una competenza che è scompartita dalla Commissione. Con lo Stato membro la protezione dello Stato personale, no? Non è materia totalmente europea. I negoziamo un accordo provvisorio, è una discussione se questo accordo cumple con la demanda della Corte di Giustizia. Fu un cicco austriaco che pensò una causa in Irlanda, dice no, mi dato personale. La Corte d'Irlanda referò la questione alla Corte Europea e andiamo nel caso. Questo mostra come è massima difficile in un'area come l'Europa para governo, se funziona, di maneggiare questa cosa sin che il pubblico, los individuos, puedano intervenire. Se habla molto in questi accordi di government procurement, a parte compra la governamentale. Questa è una gran questione entre Europa ed America attualmente, che ha il Buy American Act in molti stati degli Stati Uniti e le imprese europee chiedono che questo mercato si apra anche alle imprese europee. Non so come è questa questione a casa, penso che sarà abbiamo un capitolo importante della negoziazione. Si parla di proprietà intellettuale, già è un accordo, ma la protezione effettiva è l'accordo dell'OMC. La protezione effettiva in molti paesi, anche nei paesi dell'Europa, nel paese, non è quella là che sta nello stipo. Hai una questione particolare acá che interessa particolarmente l'Italia, che è la protezione della denominazione geografica. Chiediamo che la mozzarella deve essere fatta solo a Napoli, non mozzarella del Missouri o la mozzarella, non so, della provincia di Salto. Colori è grana padano, prosciutto sandaliera, e anche lo francese sul camembert, questo. E si sa che i paesi che meno sono fuori dell'Unione sono disponibili sono esattamente quelli dove se fuori i migranti italiani e francesi traerono la pizza, la mozzarella, e col Canada l'Unione Europea logrò che tiene la misma questione dell'uso delle denominazioni come camembert. Un accordo abbastanza buono e la comunità per la comunità dell'Italia. Hai una lista di appellazioni che non si possono usare per prodotti canadesi sin una addizione che specifica. E feta, anche in Europa è questa questione. La Corte di Giustizia dice che un queso prodotto in Danimarca non si può chiamare feta, solamente è il queso che si produce in Grecia. Así che è il mismo queso, è il vino La Rioja che proteggiavano in Belgio, in Belgio, è La Rioja, che si sa. E questa è una questione así che questo va a essere un capitolo interessante. E l'Unione Europea pida allo Stati Uniti la mismo che fu accettato con il Canada, ma mi pare che lo Stati Uniti ha interesse domestico molto forte e va a essere difficile. La regola della pratica aduanera e il TBT, la technical bias to trade, che è la denominazione che sono una barriera molto importante, más che la guana sulla la circolazione internazionale del prodotto, una unificazione dello standard tecnico.
un problema interessante che non so se va a poner, forse con l'estero negoziazione, ma è ora il più importante, pare, è la negoziazione dell'Unione Europea con gli Stati Uniti, è quel che si chiama la regulatory cooperation. Non so, gli ostacoli non sono solamente la barriera tecnica, se giochi che ha da agersi, se un più caricatore della mia computadora consegui un altro, ma casta qua, sì, ma sì, quando lo trovo in Italia ne ho trovato una spina che del modello italiano. Questo è la tradizionale barriera tecnica. Questa della regola del cooperation, che sono che moltissimi prodotti, specialmente alimentari, la sanità, la sicurezza, l'automobile, eccetera, anche se era approvata dalle autorità nazionali, la Food and Drug Administration, dell'equivalente in Europa, e questa regola sono diversa, divergente, accordi bilaterali che la OMC incoraggia, ma non sono obbligatori, questo è mutuo riconoscimento, sì, un prodotto elettrico australiano che fu controllato dall'autorità australiana, e questo controllo australiano è considerato equivalente bueno para l'Europa, e questo prodotto può essere importato, sin che sia necessario che il prodotto australiano sia controllato da. Ma hai differenza. Ora, gli sono studi, per esempio, entro gli Stati Uniti, le automobili e il requisito dell'airbag non sono gli stessi in Europa e negli Stati Uniti. Un'auto americana non può tal quale essere importata in Europa se non ha un cambio perché l'airbag sia corrispondente e viceversa. Lo entregarono alle industrie e tuttavia le industrie non lograrono un accordo di equivalenza. Hai le auto, lo farmaceutico, i cosmetici, che sono mercati che sono molto importanti, i prodotti chimici, dove la regola di sicurezza, la regulation REACH in Europa è stretta. In generale l'Europa ha questo principio precauzionale che se non sta sicuro non sarebbe ammettito. Gli Stati Uniti hanno il principio contrario, che se non si prova che un prodotto è pericoloso è ammettito. E questo capitolo tiene una negoziazione, perché lo dico, ma lo potrei essere importante anche nella negoziazione con il Mercosur. Hai un gruppo di negoziazione orizzontale per avere le regole di come si logra standard comune, se possibile, equivalente. Io ho ascoltato una conferenza molto interessante di un esperto e dice il altro problema è che quando dice tu questo standard e questo sono equivalenti, ma il progresso tecnico avanza e in 5 anni lo do standard va a essere superato. Necessita di tenere un processo continuo. Hai tante che queste autorità nazionali, la Food and Drug Administration, per esempio in America e l'area equivalente in Europa, non le gusta molto questo che ante di elaborare lo standardismo devo confrontarsi con altro. E un dia può essere con il de Brasile o dell'Argentina, questo limita su potere, su competenza, il tempo va a essere más largo para adoptar standard. Hay esta negociación se logra un resultado metodológico y hay el sectoral, hay un grupo su cosmético, un grupo su farmacéutico, sus autos, las emisiones, se vi el caso Volkswagen, por ejemplo, hay muchísimo grande interés en eso. Bueno, y demás,
Allora il Parlamento europeo è una non government organizzazione, dice no, noi siamo sovrani in Europa, ora gli americani stanno dictando a noi quale standard, quale standard anche applicare in Europa, non queremos la carne allo salmone, e va a essere una via per introdurre la carne allo salmone, come si chiamano, le GMO, eccetera. Di seguito è normale, cioè questo prodotto non ne hai differenza molto grande, non si va a negoziare, basta l'equivalenza per tutto, poi deve essere sicuro. Ma è un altro prodotto, è chiaro, hai una difesa un po' irrazionale, giusto che uno intende liberale per il desiderio della scienza, sono un ottimista, ma invece questa attitudine tradizionale contro il commercio internazionale, l'apertura, che va sempre alla sovranità del Parlamento europeo, ma molto stesso. E sono standard tecnici, non sono approvati dal Parlamento, sono approvati da autorità tecniche, esperti e molti a volte sono entregati alle associazioni tecniche delle imprese stesse, se non hai un problema di interesse generale, ma solamente di un'unificazione. L'Europa ha un grande 30 o 40 anni stesso, perché lo standard alemano, italiano, francese, inglese era differente all'inizio. Ora hai standard europeo, unificato, fu armonizzazione o fu mutua riconoscimento. Ah sì, questo problema non sono io. Poi non mi pare che questo è la soluzione. La mia informazione è otto capitoli di negoziazione con gli Stati Uniti, molto controvertito con questo aspetto dell'opinione pubblica, è la protezione della disinversione, se già voi terminate con questo. Mi dicono a Bruxelles che non intende negoziare questo capitolo con i paesi del Mercosur. L'accordo, il mandato negoziale non includeria, non so perché. Il Brasile non tiene accordo bilaterale di inversione e probabilmente non tiene di piazzare questa tendenza con l'Unione Europea. E poi molto contestato con gli Stati Uniti e sta tuttavia in contestazione perché uno, che questo accordo tradisce, questo también era una competenza degli Stati Uniti, questo accordo bilaterale di protezione della inversione dell'Argentina. Quasi tutti i paesi dell'Unione Europea. Después del 2009 è una competenza europea. Gli Stati membri non possono più stipulare questi accordi, ma los che sono in vigore permanecono. E hai un regolamento europeo che dice se hai che cambiare, la Commissione deve approvare. Así la Commissione le gusta molto di avere nuovi accordi che tiene nel capitolo della inversione. Questo se lo gioco in Vietnam, se quando questo accordo va a stare in vigore, così si dice, tutti gli accordi bilaterali dello Stato membro sulla protezione della diversione con Vietnam si vanno a terminare. Ora, con lo Stato Unito tradizionalmente non hai di questi accordi entro paesi tradizionali OECD industrializzati, non hai accordi bilaterali esempio Italia, Francia, Canada, Stati Uniti, Giappone, Australia, molto fuori. Ma gli Stati Uniti tienono questi accordi con i nuovi paesi dell'Unione Europea, con la Polonia, la Romania, la Bulgaria, lo hicieron después del comunismo, antes che entrare nell'Unione. Así, un acuerdo, normas entre Estados Unidos e Europa, la protección del investment chapter, serían nuevas para Inglaterra, Bélgica, Italia, Estados Unidos y Canadá. Con Canadá se incluye. No gusta al no global, a la izquierda estos acuerdos, especialmente no le gusta l'arbitraggio diretto del tipo del Ciani che fu attaccato in Europa nel Parlamento, che hizo una mozione con i socialdemocratici che la votarono e passò che se dovrebbe
eliminare questo sistema di giustizia privata, non trasparente, che dà privilegi alle imprese multinazionali, ma questo serve anche a piccole imprese, e di fare un sistema di un tribunale, dove i giudici sono nominati solamente dallo Stato, sono anche nominati da imprese. Questo passò una cosa molto interessante che il Vietnam lo accettò, e hai un by letter investment tribunal dove gli integranti non si chiamano questo, si può capire. E il negoziato col Canada si era già terminato antes che questa tendenza si approvò al Parlamento Europeo. La Commissione non può dire contro il Parlamento Europeo, perché sennò altrimenti il Parlamento Europeo non le approva la guerra. È stata l'ultima fase che la chiamano the legal scrap, di aggiustare le errori tecniche. Quello cambiarono completamente, eliminarono l'arbitrare delle inversioni tradizionali e pusero il mismo tribunale che come Vietnam era un tribunale permanente con un tribunale di appellazione, un po' come il modello dell'OMC, con questi canadesi che stanno nominando europei, canadesi e locali, e ora la questione è scrivere allo Stati Uniti, perché la Commissione presentò questo progetto allo Stati Uniti. Gli Stati Uniti recién concluirono il Trattato del Pacifico, non ha il tradizionale meccanismo dell'arbitrato. Non pare che gli Stati Uniti sono molto incline. Il Canada fu incline, credo, perché è nel NAFTA dove è questo meccanismo, il Canada perdeva moltissimo scasso, la facios. E così l'idea di avere un tribunale dove solamente gli Stati nominano lo Stato, che non mi pare molto corretto. È una discussione interessante, fu l'associazione dello jueces alemani, che insieme una proclamazione contro lo stesso sistema, dicendo che è questo, la giustizia alemana è perfettamente neutrale, indipendente, extranero, se è stato, non è stato, non si esita un tribunale internazionale di giustizia, e che poi è un intervento così diretto. Bueno, e pare che col Mercosur la Commissione non intende presentarlo. Opinere a questo momento un investment chapter nella guerra, quindi sai che pensano che è già abbastanza complicato, ma potrebbe essere una prospettiva futura, perché se questa idea di questo tipo di tribunale, un po' come la OMC della Silversione, si affirma, potrebbe essere che in una data ulteriore da un'idea o da bueno, mi pare che io parli bastante e del mal castellano inflitto a vuestra la sovranità del pubblico. Basta. Muchas gracias.